Guardate, saluto a tutti gli amici del canale YouTube Noi del Marchesato. Primo appuntamento del gruppo Fai di Santa Severino oggi 15 ottobre 2017 in quello che è l'ex convento di San Francesco. Più di 20 alunni e studenti del liceo classico quest'anno vi mostreranno come è il convento e la sua storia. Secondo altre ipotesi, anche come afferma l'architetto Lopetrone, questa era l'entrata della foresteria, perché il convento aveva delle stanze per... Il gruppo Fai di Santa Severina ha organizzato questa giornata d'autunno per pubblicizzare il convento di San Francesco a Rocca Bernarda, che è un luogo storico, il luogo della memoria, ricorda molti degli eventi che nel Marchesato sono avvenuti ed è giusto che venga anche conosciuto. Molte persone disconoscono la presenza di questo convento e la storia che esso racchiude. Gli apprendisti ciceroni del liceo classico Diodato Borrelli di Santa Severina hanno speso tempo ed energie per imparare la storia e sono a disposizione di quanti vorranno visitare il monumento. Ciao, mi chiamo Rebecca Garofalo, frequento la classe 4B del liceo classico Diodato Borrelli. Ci troviamo oggi alla giornata d'autunno del FAI qui a Rocca Bernarda, al convento di San Francesco, come possiamo notare si possono individuare tre fasi di costruzione. Abbiamo una fase normanna, una fase angioina e anche dell'età del viceregno. Questo convento molto probabilmente si trovava comunque nel sistema fortificato di Santa Severina, quindi possiamo notare anche la posizione elevata di questo convento. Questo convento viene costruito intorno ad un chiostro, abbiamo un monastero e una chiesa all'esterno. Abbiamo anche diverse stanze, come per esempio un refettorio che faceva parte comunque, era una stanza più importante del convento. Abbiamo diverse stanze che ancora non conoscono, comunque non conosciamo ancora la loro funzione, quindi comunque ma l'architettura comunque si può sempre notare. E per la svolgimento in futuro. Mentre qui, come avevano già fatto vedere poi gli occhi, troviamo la parte più antica del convento. Del quale si dice che è quella poco chiaro. Si ipotizza. Avete visto la volta schifo, ci troviamo nel centro del complesso. Il complesso è formato dalla chiesa e dal monastero. Da qui potete vedere la cupola della chiesa che è lì. La vedete? Sì. Fate un po' così. Sì, sì. Una torre campanaria, quindi dove c'era la campana. E al cui interno c'era un arco trionfale che collegava il chiostro alla chiesa. Quindi il chiostro, era perfettamente collegato al resto della scuola. Quello che cambiava è che chi veniva dall'esterno del convento, siccome non conduceva una vita di clausura, non poteva accedere al chiostro e quindi doveva entrare una scala esterna che si trovava sul lato esterno del convento. Il nucleo fondamentale che racchiude tutta la religiosità e la spiritualità del convento è la cisterna posta al centro, che quindi è posta al centro di tutto il convento e serviva alla raccolta della una delle più importanti, dove i minimi passavano la maggior parte del tempo. Questa qui, diciamo, si può dire che era la sala pranzi, infatti sulla vostra destra potete osservare la cisterna dove conservavano gli alimenti. Ci sono anche tre punti luce dove si possono osservare i campi e su di voi vedete una spaccatura che è venuta durante il terremoto del 1783, però come potete vedere l'aula è ancora intatta. Quindi pedili, acotronero, cabernarda. E li facevano stare qui e li pagavano durante il periodo dell'agricoltura e anche della zappatura. Le donne venivano pagate sempre di meno rispetto agli uomini, perché le donne venivano pagate 5 ducati e avevano un sostentamento economico.
Quindi l'unico introito economico che avevano proveniva dall'agricoltura e dall'allevamento. Soldi che loro spendevano per medici, perché anche loro comunque... E infatti noi ricordiamo che la carne loro la potevano mangiare solamente quando il medico, allora il medico glielo ordinasse. È caratterizzata da questa frattura che la divide esattamente a metà, che è stata causata dal terremoto del 1783, ma che nonostante questa comunque si mantiene ancora in piedi. Possiamo notare su un unico lato tre punti luce e nell'angolo che poi vedrete c'è la cisterna. La cisterna era la dispensa dei tempi. È appunto dell'alimentazione che parleremo, infatti i monaci erano seguaci di San Francesco e così automaticamente della sua regola. Una regola comunque sobria e rigida, solo per notare il legame spirituale che aveva il santo con Dio. Infatti San Francesco invitava ogni persona a non accontentarsi dei beni materiali. E infatti tutti i monasteri, sia in epoca medievale che durante l'età moderna, erano appunto centri molto importanti per l'economia, non solo in Calabria ma anche in tutta Europa. Il periodo di maggiore sviluppo economico del convento di San Francesco da Paola fu il decennio che va dal 1735 al 1744, secondo i dati contenuti nell'archivio storico di Crotone tradotti per noi da Andrea Mesavero. Il fulcro dell'economia del convento era però la produzione del vino e dell'olio, grazie all'enorme quantità di vigneti e di uliveti di proprietà del... dipendenti dal mondo esterno e quindi creavano una serie di strutture all'interno del convento che producessero i viveri di cui avessero. Entriamo all'interno per vedere meglio in che cosa due vasche, una superiore e una inferiore, collegate attraverso un foro. Prima di soffermarci sulla struttura del pavimento è utile soffermarci sull'etimologia, ovvero vapire, che significa battere, alludendo al fatto che appunto nella vasca superiore il vino veniva pigiato con i piedi per produrre il mosto. Il mosto confluiva all'interno della vasca inferiore attraverso un foro. Questo foro però veniva tappato per confluire all'interno della vasca inferiore. I monaci attraverso una serie di scalini potevano giungere all'interno di questa vasca inferiore. Non risulta manomesso, infatti i muri non sono stati poi ristrutturati nei secoli successivi. Questo palmento, quello che abbiamo visto in precedenza, sono le uniche testimonianze di palmento di età cinquecentesca, quindi del Rinascimento, presente nella zona del Crotonese. Nell'area regina invece ne abbiamo circa 700, e questo ci conferma il fatto che la nostra zona non fosse propensa alla produzione del vino e quindi non c'era ancora quella cultura che si sarebbe poi sviluppata da lì a poco. Dovevano essere completamente indipendenti dal mondo esterno e quindi dovevano avere tutte le strutture per produrre tutto ciò che serviva a vivere, quindi producevano da soli l'olio ma anche il vino. E per produrre il vino utilizzavano questo vino. Convento.
ragazzi della classe terza B del liceo classico Diodato Borrelli. Oggi ci troviamo in uno degli ambienti più importanti del monastero di San Francesco, vale a dire la chiesa, dove un elemento essenziale è dato appunto dalla cupola. Si tratta di una cupola lunettata caratterizzata dalla presenza di pietre sbozzettate. Inoltre all'interno di questo ambiente possiamo notare la presenza di queste colonne sovrastate da dei capitelli, dove la loro funzione è soltanto quella di decorazione e non di non servono quindi a sorreggerla. Un altro elemento caratteristico è dato da quest'arco, che si tratta di un arco sacrale oppure arco di San Francesco di Paola, che venne costruito nel 1539 ad opera dei Padri Minimi, che erano i seguaci di San Francesco di Paola. Essendo San Francesco un uomo basato sulla povertà, sulla semplicità, anche i suoi seguaci ne ispirarono anche nella costruzione di questa chiesa. Infatti, come potete vedere, si tratta di una chiesa semplice dal punto di vista architettonico e possiamo notare la quasi completa assenza di elementi architettonici rilevanti. Si tratta di una chiesa di un'unica navata costituita da due pareti, entrambe costruite in pietra. Se da un lato possiamo ammirare la presenza di finestre, dall'altro no, in quanto si pensava che vi fossero le celle ospitanti appunto i frati all'interno della navata rispetto al piano di Campostio. Qui in questo ambiente possiamo trovare l'altare, la cupola e quest'arco che fungeva da ingresso alla sacrestia, e successivamente venne curato. Allora, la cupola è decorata, se ci possiamo spostare nell'ultimo ambiente della chiesa, che era la cappella. Apparteneva alle parrocchie, se vedete, quindi alla diocesi. Notiamo che questa cupola è detta lunettata poiché è stata costruita con pietre sbozzettate, quindi non perfettamente circolari e non tutte. Paola illustre santo, vieni ascolta per pietà, sono indegno peccatore e ti chiedo carità. Viva San Francesco! Complimenti per la giornata, un'organizzazione fantastica. Monastero che merita di essere visitato. Complimenti, diciamo, ai ragazzi del liceo per la guida molto professionale che fanno, per l'impegno e la passione che mettono, e soprattutto un grazie anche al FAI che si interessa del recupero di questi luoghi. Una bellissima esperienza. Questo evento è stato molto bello, è una bella iniziativa intrapresa dal comune di Rocca Bernarda per valorizzare questo convento. Io personalmente sono sempre venuta qui a trovare amici, ma non ho mai visitato questo posto bellissimo, quindi ciò testimonia che intraprendere queste iniziative favorisce lo sviluppo, comunque anche il paesaggio, no? Descrivere il paesaggio. Una bella collaborazione tra FAI e comune, vero? Molto. Io conosco personalmente l'assessore che ha organizzato questa giornata, con la collaborazione e il supporto dell'amministrazione comunale, naturalmente, del FAI. Questo proprio testimonia la sua personalità.
che è quella di dare sempre un contributo per favorire la cultura soprattutto, perché se non partiamo dalla cultura e dagli eventi culturali, se non cambiamo il nostro stile di vita, non possiamo pensare di migliorare. Devo dire che è veramente una giornata piacevole vedere queste vestigi in questo ambiente. Io lo ricordavo qualche anno fa, molto più diroccato. Devo dire che è veramente lodevole il lavoro che hanno fatto, è lodevole anche la partecipazione dei ragazzi del liceo classico del studio Diodato Borrelli e della sezione del FAI che si è aperta qui in questo comprensorio. Sono iniziative da incentivare e io colgo l'occasione di poter passare una bella giornata qua a Rocca Bernardo. Una giornata importante per Rocca Bernarda, per il FAI e credo anche per l'amministrazione comunale. Siamo con il dottor Nicola Balotta, sindaco di Santa Sede di Rocca Bernarda, scusatemi, deformazione professionale da giugno di quest'anno. È una bella manifestazione, ce ne vuole parlare? Un'ottima giornata, ringrazio la FAI per aver scelto Rocca Bernarda per questa giornata d'autunno, i ragazzi del liceo Borrelli di Santa Severina che sono stupendi, ci hanno dato l'occasione per mettere in mostra il nostro bellissimo convento. Speriamo che da qua riusciamo a ripartire e a farlo conoscere a tutta la Calabria magari e anche oltre, perché è stata una bella manifestazione. Le do qualche numero, alle ore 11 erano quasi 450 le presenze, quindi veramente molte presenze. Avete anche organizzato un servizio navetta veramente molto importante, perché diciamoci la salita è ripida, sindaco. La salita è ripida, però arrivati quassù lei forse ha visto il panorama che c'è. È un bel panorama, è una cosa stupenda che ci invidieranno tutti, però spetta a noi valorizzarla. Speriamo di riuscirci. C'è anche il sindaco di Santa Severina. Sì, il sindaco di Santa Severina, c'è stato il sindaco di San Mauro, hanno fatto i complimenti. Anche loro conoscevano la struttura, però non sapevano la storia e tutto il resto, e questo grazie ai ragazzi abbiamo scoperto che abbiamo una risorsa in più. Ok, per il momento non posso fare altro che ringraziarla e le do una piccola battuta. Sono molto contento di lei, gli abitanti di Rocca Bernarda ne parlano molto bene, almeno finché oggi c'è una sorta di rinnovamento di cui forse Rocca Bernarda ha bisogno, giusto? Aveva bisogno, Rocca Bernarda si deve svegliare. Speriamo che riusciamo nel nostro intento, noi ce la mettiamo tutta, l'entusiasmo c'è, forse siamo ancora al principio e c'è l'entusiasmo, speriamo che continui così. La ringrazio, buon grazie proseguimento. Lei, grazie mille. In questo primo appuntamento del FAI non poteva mancare la professoressa Antonella Parese. Antonello, è una manifestazione importante non solo per Rocca Bernarda ma anche per questa sinergia che si è creata tra il comune e l'amministrazione comunale di Rocca Bernarda e il FAI, Fondo Ambiente Italiano, il gruppo di Santa Severina. Certo, perché il gruppo FAI di Santa Severina non è solo il gruppo FAI di Santa Severina ma il gruppo FAI del territorio, e quindi chiaramente promuove il bene artistico archeologico del territorio. E poi è importante la sinergia tra i comuni, consideriamo il fatto che la nostra scuola già è un istituto omnicomprensivo che abbraccia i due comuni. Ci sembrava giusto iniziare quest'anno con l'esperienza del FAI, la giornata FAI d'autunno, è la prima volta perché abbiamo avuto due esperienze ma erano le giornate FAI di primavera, pertanto continueremo su questa scia, perché la giornata FAI è un'esperienza di cittadinanza attiva dei nostri ragazzi. Si sono impegnati tantissimo, si continueranno ad impegnare perché sentono questo amore, questa passione per il bene culturale e quindi per il territorio. Sfatiamo il solito tabù che dice che il liceo classico si fa solo latino e greco, non è vero? No, assolutamente, assolutamente. Diciamo che l'esperienza del FAI rientra nel curriculum del nostro liceo, però a partire da quest'anno è anche un'esperienza di alternanza scuola-lavoro. I nostri apprendisti ciceroni sperimentano
il lavoro della guida turistica, ma non solo. Lì c'è un gazebo dove i ragazzi stanno naturalmente promuovendo l'evento e hanno organizzato l'evento, quindi ecco, ci sono quelli destinati all'accoglienza, quelli destinati alla guida, quelli che ai parcheggiatori per esempio, quindi sono delle esperienze, delle vere e proprie esperienze, oltre che di cittadinanza attiva, di sensibilizzazione alla natura, all'ambiente, al bene culturale, ma anche esperienze di lavoro, perché la scuola deve non solo fornire conoscenze ai ragazzi, ma dargli quel know-how che poi serve per che sia spendibile nel mondo del lavoro. Grazie. Prego. Allora, siamo con due studentesse cicerone del liceo classico Dato Borrelli di Santa Severina. Come sta andando fino adesso? Sta andando benissimo, non ci aspettavamo questi risultati. Più di 350 visitatori, quindi è un buon risultato. Di quali paesi stanno venendo a visitare? Da quelle limitrofi, Santa Severina, Mesoraca, San Mauro anche. Voi mi dicevate che siete abitanti di Rocca Bernarda, sicuramente fino ad oggi avete visto il convento di San Francesco in maniera diversa, cosa sapete di più oggi? Oggi sappiamo molte cose di più, molte, ma moltissime. Abbiamo studiato le storie e quindi ora capiamo di più anche il ruolo che ha avuto. Sì. Speriamo che non resti solo questa giornata qui, ma comunque che i turisti e l'amministrazione comunale faccia qualcosa per portare più turisti qua, giusto? Sì, speriamo ci siano altri finanziamenti specialmente. Specialmente. Sì. Sì. Ok, grazie. Grazie. Tommaso Iaquinta, un cognome sicuramente di Rocca Bernarda, molto diffuso. Tommà, sicuramente fino ad oggi il convento, tu che sei di Rocca Bernarda, magari lo hai vissuto in maniera diversa, se ci veniva ogni tanto, e negli ultimi mesi, negli ultimi anni so che anche qui l'estate stanno organizzando delle situazioni particolari con dei giovani, con il chiosco. Oggi ne sai sicuramente di più di quello che sapevi ieri del convento. Sì, infatti siamo tutti contenti noi della scuola, ma anche tutto il Marchesato, no? Perché riscoprirlo, questo monumento è importantissimo. È stata davvero una sorpresa anche questa giornata, perché ci sono stati molti turisti, non ce l'aspettavamo, anzi un po' ce l'aspettavamo, perché come nelle giornate di primavera a Santa Severina il pubblico ha reagito molto bene, quindi siamo tutti contenti. C'è stata pure, Tommaso, una bella simbiosi tra amministrazione comunale e FAI, quindi è importante che queste due amministrazioni collaborino. Sì, è importantissimo. Diciamo che cultura più cittadinanza attiva è sempre qualcosa di straordinario, diciamo. Ok, ti ringrazio e buon proseguimento. Grazie.